Un carnevale all'insegna dell'Oriente, all'insegna di Marco Polo. Saremo noi che andremo in Oriente o l'Oriente che ritorna a Venezia? Bella domanda. Ma intanto è un sogno d'Oriente, quindi noi restiamo a Venezia, ma ci spostiamo verso l'Oriente e speriamo che l'Oriente venga, perché no? Lo scambio di culture è anche una cosa importantissima del Carnevale di Venezia. Esserci, vestirsi e interagire e scambiare cultura. Lei ha sempre sottolineato l'importanza di partecipare attivamente alla festa del carnevale, quindi mettendosi in costume. Come dovremmo vestirci? Ci dà qualche suggerimento? Beh, guarda, in questo caso direi che ce n'è veramente tantissime di possibilità. Partiamo dal Medioevo, con tutti i suoi mostri, con tutte le fantasie, i suoi miti, e arriviamo all'Oriente attraverso l'occhio di Marco Polo. Era un occhio di giovane, di ragazzo quando ha iniziato il suo viaggio e poi è diventato uomo. Ma devo dire che anche solo guardando qualche pagina di Milione si trovano mille possibilità e mille fantasie da percorrere. Il carnevale si incrocia con i 700 anni di Marco Polo e quindi con tutte le iniziative. Sì, certo, ci sono tantissime iniziative in città e quindi anche il Carnevale quest'anno ha voluto esserci. All'inizio pensavo che fosse una sfida un po' difficile, perché il Medioevo, per quanto meraviglioso, è molto distante da noi. Ma, come dire, il tema del viaggio è un tema che lascia e ti trasmette molti sogni, soprattutto prima della partenza, e ti fa vedere il mondo. E quindi credo che in questo senso il Carnevale di Venezia ci c'è, perché il Carnevale di Venezia è cultura e emozione e possibilità di incontrare tante cose meravigliose. Quali saranno i momenti salienti? Sappiamo che anche quest'anno non ci saranno i voli per questioni di sicurezza e poi anche per proseguire in questa visione del carnevale diffuso. Beh, avremo il Carnevale diffuso, 180 artisti di strada, circensi bravissimi, sparsi per tutta la città. Poi avremo anche il Capodanno cinese, quindi un pezzo d'Oriente, come si diceva, ci sarà anche veramente qua dal vivo. E poi avremo il dinner show al Palazzo Calergi. E all'Arsenale il grande spettacolo sull'acqua, che quest'anno è particolarmente dedicato a Marco Polo. Quindi, se volete vedere Marco Polo dal vero, ci sarà. Il fatto che Carnevale quest'anno arrivi molto presto, come si legge? È un disastro. No, per noi è un disastro perché abbiamo poco tempo per prepararlo, ma comunque andrà bene. Le Marie 2024 si ispirano all'Oriente e si ispirano a Marco Polo. Come saranno? Allora, innanzitutto cioè quello che io voglio e esigo, direi quasi, dalle Marie, cioè non so come sono perché la selezione si era fatta il 28 gennaio, ma io voglio che siano educate, che amino questa città, che la conoscono. Infatti nelle domande dei giurati, io non voto, però voglio che i giurati chiedano se conoscono Venezia, se conoscono la festa delle Marie. Infatti nel percorso che faremo anche quest'anno, le Marie saranno non le belle statuine, però saranno protagoniste. Addirittura le farò lavorare il vetro. Le porto nella scuola Abate Zanetti di Murano, dove gli insegneranno a lavorare il vetro e costruiranno un piccolo oggetto per loro che poi se lo porteranno come ricordo. Il secondo giorno faremo, come abbiamo fatto l'altro anno, che secondo me è un grande messaggio, rispettate Venezia. E puliranno, non so ancora che cosa, ma o il ponte di Rialto o qualche parte di Venezia da pulire, da togliere scritte o adesivi. E questo perché voglio che entrino proprio nella città. Infatti il mio motto è sempre, quello che scrivo sempre, è orgogliosi di essere veneziane e
vivere il passato, cioè conoscere il passato per vivere il presente. Quanto le Marie possono essere anche testimoni di, si parla tanto, no, di violenza di genere, di questo moto anche di coscienza che c'è stato in merito alle tragedie che si sono registrate qui in Veneto, quanto le Marie possono rappresentare anche un messaggio di libertà e di autodeterminazione per le donne? Allora, io non in quanto né durante la festa delle Marie, perché abbiamo sempre un programma fittissimo di eventi, no? Perché abbiamo il sociale, abbiamo la cultura, abbiamo il divertimento, e però durante l'anno noi facciamo tantissime cose assieme a Linda Damiano e per le donne, perciò qualsiasi manifestazione ci possa essere per, contro la violenza sulle donne, noi ci siamo. Noi, io lo dico sempre, ricordatevi che noi ci saremo sempre, e durante l'anno facciamo tantissimo, una soprattutto anche, diciamo, siamo vicine alle persone, come la Camminata Rosa. La Camminata Rosa, che è in genere obbligo in un certo senso alle ragazze, dico ricordatevi che un appuntamento che io ci tengo moltissimo e che dovete assolutamente venire è la Camminata Rosa e tutto quello che facciamo contro la violenza sulle donne. Lei indosserà l'abito di Marco Polo? Beh, perché no? Questo tema ovviamente lo sentiamo particolarmente tutti noi veneziani e tutti coloro che comunque amano la storia di Venezia e vedono con attenzione quello che è stato questo grande personaggio che trascende le dimensioni lagunari. È un carnevale non a caso intestato a lui, potrebbe essere stato anche scontato cogliere questa ricorrenza, ma in realtà il carnevale moderno ha sempre voluto seguire con attenzione l'evolversi della situazione e le scadenze. Pensiamo ai 1600 anni di Venezia qualche anno fa, pensiamo a tanti altri temi. Quindi un carnevale attualissimo che dimostrerà e sta dimostrando già nella sua programmazione questa grande capacità di adattarsi alle situazioni dal punto di vista del contenuto, perché il carnevale non deve essere solo un fatto promozionale di grande importanza, ma deve essere anche una ricco di contenuti e di capacità promozionale, sì, ma anche di rappresentare qualcosa, rappresentare la Venezia come si sta evolvendo in questi anni con i suoi grandi progetti, con la sua capacità anche di adattarsi alle nuove situazioni. Pensiamo come è cambiata l'organizzazione del carnevale negli ultimi anni, anche prima del Covid, con le nuove norme sulla sicurezza, sulla sostenibilità. Ecco, tutti i valori che l'amministrazione comunale del sindaco Brugnaro ci ha naturalmente raccomandato di seguire nell'organizzazione, che noi cerchiamo di sviluppare al meglio. Il tema di quest'anno è particolarmente suggestivo e arricchirà con delle caratteristiche particolari una struttura peraltro consolidata, perché il carnevale di Venezia deve mantenere anche le sue caratteristiche, che negli ultimi anni sono quelle della massima diffusione sul territorio e anche di questo allargamento del programma ai 3 weekend che abbiamo ripreso dopo il Covid con l'appendice di martedì grasso. Quindi gli auspici sono questi, però naturalmente poi le valutazioni le faremo a posteriori. Il fatto che inizi il 27 gennaio, proprio nei giorni che sono ritenuti più freddi dell'anno, e che arrivi così presto, è una penalizzazione oppure si fa? Ma il 26 gennaio, tra l'altro, voglio ricordare che è la giornata della memoria, quindi una data di grande significato morale, etico, oltre che politico. Quindi proprio il sindaco Brugnaro ci ha raccomandato di mantenere la scadenza, che voi sapete Venezia è tra le poche città, le poche carnevali al mondo che mantiene rigorosamente questo rispetto per il calendario cristiano della Quaresima e delle sue scadenze. Quindi non volevamo alterare questa tradizione, però già la partenza del 27 sarà più sobria, più contenuta e doverosamente meno clamorosa, anche se ricca di contenuti. E per di più è un carnevale appunto basso, bassissimo, quindi il clima
potrebbe incidere, però abbiamo avuto esperienze contraddittorie da questo punto di vista, carnevali in marzo con tempo pessimo eccetera, quindi voglio dire il carnevale come tutti gli eventi open air che si sviluppa per tanti giorni avrà giornate più difficili da realizzare, però è anche vero che tutti vivono il carnevale di Venezia per quello che è e la sua caratteristica è quella, si vive nella città e si vive come sia. Vorrei dire che ci saranno costumi un po' più pesanti, magari un pochino più, però è coerente anche col tema di Marco Polo, no? Quindi no, non c'è questo assolutamente e siamo molto fiduciosi. Affascinato dall'Oriente come Marco Polo lei? Io sono affascinato dalle imprese come Marco Polo, cioè le imprese sono fatte da persone curiose, generose, divertenti, ma anche che sono commercianti, che sono diplomatici, perché poi da giovani si fanno i viaggi, no, per divertimento, poi da grandi si fanno i viaggi anche per lavoro, per conoscenze, che è quello che succede a tutti quanti i turisti che vengono a Venezia, sono persone che sono curiosi di vedere la storia di Venezia, perché è reciproco, noi con la stessa foga, con la stessa idea di Marco Polo dobbiamo immaginare la Venezia del futuro, dove i giovani possono provare le loro strade, non sono solo strade nel mondo, sono anche strade interiori, strade personali, e poi tornano a casa carichi di quella esperienza, di quelle visite. Questa è l'idea di Marco Polo, questo è il bello di ricordare questo grande veneziano. Vorrei ricordare che Marco Polo non si sa ancora esattamente, ma probabilmente è nato a Curcula, che è in Croazia oggi, una volta era Venezia assolutamente, poi cittadino veneziano e così via. Insomma, un foresto, un campagnolo, uno che veniva da fuori. Qua bisogna raccontarci bene che questa città è una città di integrazione ed è quella la vera consonanza con i veneziani. Ha ragione Giovanni Giusto prima, diceva veneziano è chi vuole essere veneziano, chi ha capito che cos'è Venezia nell'essenza, che è un luogo di scoperta, un luogo di sperimentazione, un luogo di invenzione, un luogo di commercio, un luogo, ripeto, di diplomazia, dove nasceva la politica, nasceva l'impresa. Questa è Venezia, quindi è veneziano chi ama Venezia. Questo sarà l'ultimo carnevale, diceva prima, senza contributo d'accesso. Forse, ho detto forse perché dobbiamo vedere come andrà, dobbiamo fare la sperimentazione, ne stiamo parlando, lo diciamo a tutte le persone, chi ha diritto di avere le esenzioni e che pensa di dover venire a Venezia in quelle 29 giornate, cioè il calendario delle giornate dal 25 aprile si comincia, allora può già dal 16 gennaio cominciare a entrare nei siti, facendo un'autocertificazione può avere il QR code che gli consente poi di attraversare i varchi dalle 8:30 di mattina alle 4 del pomeriggio, perché poi la città resta aperta. Se sono veneti gratuitamente, se sono esenti ovviamente, perché sono esenti, chi ha diritto ha diritto, c'è tutto lo scritto, il programma, faremo una grande campagna di comunicazione internazionale, lo stiamo già facendo con le compagnie di viaggi, le varie associazioni, i vari tour operator e i vari nostri operatori, però è bene che tutti sappiano che questa è la prima volta che si tenta di rendere prenotabile una città, l'idea è quella di dissuadere le persone che devono venire in giornata a Venezia per divertimento, magari di venire un altro giorno e non in quei 29 giorni che decidiamo, ma questo è solo per tutelare e per salvare Venezia, per salvare la vita dei veneziani, di chi ci lavora, vive oppure viene per godersi una vacanza di qualche giorno. Ecco, speriamo che col cuore tutti quanti capiscano questo è l'intento dell'amministrazione e, come ho già detto più volte, noi spenderemo di più di quello che incasseremo, perché l'idea non è fare cassa, ma è quello, ripeto, di rendere più vivibile la città. Ci proviamo, devo dire con grande coraggio, ci mettiamo la faccia, speriamo vada tutto bene, se le persone ci aiutano è meglio, ecco. Vuole essere un momento anche questo di gioia, di serenità, non c'è un atteggiamento poliziesco, se qualcuno vuole fare il furbo, gli lasciamo fare il furbo, ecco. Cioè, stiamo pensando a un inizio, ci vorrà qualche anno per riuscire a comprendere questa idea e credo che una persona che in quel momento o lavora o studia o deve vivere a Venezia in quei giornate, può sentirsi un po' più tutelato, un po' più protetto. Questa è l'idea della protezione della città, del rispetto della città e degli altri. Signor Sindaco, perché si è ritenuta non praticabile la possibilità di un tetto massimo di ingressi con una prenotazione obbligatoria ma gratuita? Non è ancora detto, in futuro il prossimo Consiglio Comunale, una volta che avremo i dati delle sperimentazioni, potrà scegliere tante cose, tra cui per esempio anche la possibilità di mettere dei tornelli
che sono ancora più efficaci e molto meno dispendiosi, perché oggi dovremmo mettere molti steward, molte persone a... Però abbiamo immaginato che all'inizio dobbiamo misurare queste nostre idee, perché lo facciamo con molta moderazione e poi, a fronte dei numeri reali che vedremo, allora un dibattito pubblico molto aperto e senza per forza dietrologie di nessun tipo, decideremo come fare. Può anche essere che sia una soluzione, non escludo nulla, ma direi che siamo partiti talmente da lontano, noi non avevamo nessun dato, sono tutti dati generici, 10 milioni, 12 milioni, 20 milioni, uno spara la cifra che vuole, magari contando quattro volte le stesse persone. Noi abbiamo bisogno di renderci conto realmente quant'è il numero della sostenibilità della città e forse insieme ai veneziani, agli operatori, con molta pazienza, invece abbiamo a che fare sempre con professoroni, tutti sanno tutto, è come quelli che fanno i coach della nazionale, no? Gli allenatori, dopo la partita siete tutti bravi. Invece bisogna piano piano sperimentare assieme, vediamo se riusciamo a ottenere questa calmierizzazione, tutto da dimostrare ancora, per cui con grande umiltà stiamo affrontando questo. Io voglio solo che arrivi al cuore di tutti, che non c'è nessuno che vuole fare l'eroe, nessuno pensa di impedire a qualcuno, noi vogliamo semplicemente il rispetto della città e la difesa della città, lo dico con la massima, se ci sono altre idee o miglioramenti, ben vengano, siamo qua per accettarli. Cominciamo però, perché nella vita, dagli anni 50, Venezia muore, nessuno ha mai fatto niente, stiamo cominciando. È lento, è vero, è lento, è un processo lento perché ci sono dei diritti, diritti di mobilità delle persone, diritti internazionali, eccetera. Stiamo cercando di rispettare tutti e vogliamo anche che i veneziani in primis, i lavoratori di Venezia, gli studenti di Venezia, capiscano almeno il perché, il cuore con cui facciamo questa cosa. Dopodiché sarà un dibattito e continuerà, secondo me, per qualche anno ancora. Barriera che vedono intorno alla Basilica potrebbe essere un caso tipico di competenza dell'autorità della Laguna se fosse già operativa, cioè chi presidia la barriera nel quotidiano e chi sostiene i costi di gestione, secondo lei? Ma insomma, quello di mettere delle paratie mi sembra un caso proprio di semplicemente di mala organizzazione, perché se io vedo che stanno entrando l'acqua, quantomeno prendo paratia che là a sinistra la metto dentro. Onestamente penso abbiamo sfiorato più ridicolo che altro in questa occasione. Per il futuro, notte, però. Per il futuro invece penso che si devono dare delle competenze. L'autorità della Laguna adesso, quando sarà il presidente, io penso di sì, che potrebbe essere veramente questa una, perché come il MOSE, queste sono attività collaterali al MOSE, perché ha detto bene lei, credo faccia parte della tutela della città, questo, il tema del moto ondoso, è tutto collegato proprio anche il sistema di allerta di veneziani, no? Sono d'accordo, ma siccome siamo tutti bravi il giorno dopo, bisognava pensare a prima, io sono ancora arrabbiato perché penso che anche la logica, durante il giorno vedi l'acqua che sta entrando, te che metti una toppa al buso, no? Comunque va bene, sì, certamente dovranno farlo, insomma, non vedo grandi problemi, per fortuna la cosa l'hanno fatta e i lavori li stiamo facendo in piazza, dopo tanti anni. È come il MOSE, abbiamo avuto dei problemi anche lì di comunicazione in passato, ci saranno ancora d'altra parte, il MOSE ha dei tempi, per quanto brevi siano, ma sono dei tempi per avvisare. Dovremo trovare il modo soprattutto di tenere informati gli operatori del porto, i pescatori, le persone che in mare ci vanno per lavoro, ecco. Sono tutti i temi che l'agenzia di cui dovrà occuparsi, però abbiamo fatto un po' di esperienza, anche negativa. Speriamo che insegni a migliorare il prossimo, magari ne faremo altre, sarà ancora complicato. Guardate, in Italia, nel mondo, siamo solo noi che siamo riusciti a fermare il mare, non è uno scherzo, il mare non è che ti dice prima, anche l'altro giorno pensavamo di non aprire il MOSE, poi abbiamo visto che arrivava a 110, ma c'era la tendenza di poter aumentare a 120, siccome il nostro protocollo prevede 120, abbiamo scelto di chiudere, abbiamo tenuto aperto Malamocco. Mi sembra che l'esperienza oggi abbia funzionato, ma eravamo pronti a chiudere anche Malamocco, anche lì sono tutte cose da organizzare. C'è molto sempre da... siamo sul pezzo dalla mattina alla sera. Senta, il Carnevale, che anche quest'anno avrà Piazza San Marco con dei cantieri aperti, è un modo anche per sviluppare il concetto di Carnevale diffuso, oppure Piazza San Marco, insomma, limitata, può avere dei contraccolpi? No, abbiamo fatto un lavoro, l'hanno fatto gli assessori per la verità, assieme agli esercenti della piazza e anche la Basilica, dove abbiamo potuto per creare questo clima di solidarietà. I lavori andavano fatti, vanno fatti, per i motivi che abbiamo appena detto. Bisogna anche non disturbare, dove è possibile non farlo, le attività economiche, che poi sono anche attività della città. Perché abbiamo fatto un cantiere a rotazione, devo dire che gli esercenti devo ringraziarli, perché nella stragrande maggioranza sono persone che sono sempre state molto attive, molto meno chiacchierone pubblicamente, abbiamo invece costruito dei gruppi di lavoro operativi. Abbiamo questi cantieri, abbiamo cercato di chiudere i plateatici nei periodi di minore afflusso di clienti, in maniera tale da far avere meno danno possibile all'attività.
direi che insomma questo carnevale si è deciso di rallentare certi lavori proprio perché il periodo di carnevale si possa utilizzare la piazza, non c'è la caduta dell'angelo dal campanile, non l'abbiamo tolta da 2-3 volte per una serie di motivi appunto organizzativi in piazza, però direi che sarà un bel carnevale lo stesso, no? La piazza verrà utilizzata, per esempio anche quest'anno abbiamo spostato i fuochi d'artificio ai giardini come abbiamo già fatto altre volte per scaricare la piazza. È che purtroppo queste attività che stiamo facendo con grande passione, purtroppo dico io, hanno un grande successo di pubblico, e questo successo certe volte è un problema. A Canareggio abbiamo dovuto interrompere questa manifestazione straordinaria, lo diceva prima Giovanni Giusto della Pantegana, per troppo afflusso di gente, e abbiamo delle norme di sicurezza perché oltre qui non possiamo andare, per cui siamo costretti a chiedere scusa ai cittadini perché è una manifestazione, chi ci è venuto insomma è straordinaria, non ci sono parole. Però per motivi di sicurezza qui dobbiamo reinventarci ed è un panettone che si allarga, ecco perché dobbiamo sviluppare anche in terraferma, per tenere la gente, i ragazzi, magari per quello ho detto prima che a Forte Marghera c'è un luogo bellissimo da stare, eccetera, perché veramente c'è da divertirsi, per cui dobbiamo allargare lo stadio, il palasport, tutte queste grandi attrezzature servono perché c'è una grande città, dobbiamo prenderne coscienza. Quindi c'è l'industria turistica, ma ci sono anche i cittadini, cioè i cittadini della città metropolitana, siamo 800.000 da Chioggia a Porto Uruaro, noi dobbiamo dare risposte a tutti e secondo me è questo il modo, cioè trasportiamo la cultura veneziana della grande, devo dire anche qualità degli eventi, perché non c'è paragone rispetto agli eventi che si fanno in altri posti, Venezia è imbattibile su questo, lo diciamo, la spostiamo anche a Marghera, anche a Mestre, anche a Zellarino, cioè piano piano diffondendo questa qualità, questo è l'obiettivo insomma. È un appello che facciamo ai veneziani, i veneziani nel mondo, di unirsi a noi in quella che è la pura parentesi di venezianità che ancora esiste all'interno del carnevale. Tutto il resto è una messa in scena. Là siamo veri, siamo noi. Venite in Campo dell'Erbaria, se volete, se avete la possibilità, imbarcatevi o portatevi la vostra barca, unitevi a quello che non è un corteo in maschera. No, è una festa a bordo delle nostre barche, lungo la nostra strada più bella che è il Canale Grande, raggiungiamola da tutto, dove tutto è nato, Campo dell'Erbaria, Campo San Giacomo, Rivo Alto, va bene, scendiamo a terra, mangiamo e beviamo tipicamente veneziano, va bene, a sbaffo, come si dice a Venezia, va bene, e come abbiamo finito tutto, e finire la festa, e che il carnevale continui con chi vuole e dove altro vuole. Noi il nostro lo faremo sicuramente. La Pantegana non è solo un pupazzo di cartapesta, indica la continuità ad eternum di veneziani, di Venezia. Ma la Pantegana oggi, tanto che viene definito il carnevale della Pantegana, quindi clamorosamente versato in quello che è diventato un simbolo. Non è soltanto un oggetto, un'esposizione, perché è carnevale, inventiamoci qualcosa che faccia magari ridere. La Pantegana fa ridere. No, no. È un simbolo molto serio, carico di significato. Perché laddove il carnevale non ci apparteneva più, e da Piazza San Marco al campanile di San Marco volavano queste star scadute che non sapevamo, che però dovevano rappresentare la venezianità, le regine del carnevale all'epoca, no? Abbiamo deciso di farla finita, o meglio non cancellare quella, che loro continuino, all'epoca questo è stato il ragionamento, noi eleggiamo la nostra regina, e chi poteva essere? Una regina forte, potente, che non soltanto ci rappresenti ma che possa eventualmente anche continuare la nostra storia, quando chi magari consapevolmente e inconsapevolmente crede ad averci eliminato completamente come comunità, si sentiranno le trombe delle pantegane che usciranno da ogni dove e continueranno la nostra storia loro, perché sono le ultime a morire. Ecco che abbiamo eletto regina del carnevale veneziano, quello vero, la parentesi della venezianità, la nostra regina, la pantegana. Quindi non è soltanto un qualcosa in cartapesta, ma è un vero simbolo della resistenza e della continuità dei veneziani. Veneziani e i veneziani nel mondo, cioè quelli che si uniscono a noi per continuare questa grande e millenaria avventura. Venezia.